Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro episodio. Mi scuso con tutti voi innanzitutto per non essere stato molto attivo nel canale durante questi periodi, ma sono impegnato anche in altri progetti. Eccomi qua dal capoluogo umbro, Perugia, dove oggi fa abbastanza caldo, sono 35-36 gradi più o meno, ma fortunatamente l'umidità è bassa e dunque la sensazione termica non è poi così male. Dal punto di vista mio personale, a me questo meteo piace, caldo, non troppo caldo, bello soleggiato, vedete, il cielo è molto blu. Torniamo a parlare di stipendi, confronto tra stipendi medi tedeschi e stipendi medi italiani. Guardando, spulciando un po' nei vari social media, Facebook, YouTube, leggendo i vari post, i vari commenti, vedo che ancora c'è un po' di confusione sul tema stipendi medi, confronto tra Italia e Germania. Alcuni dicono che nel nord Italia, dove l'economia comunque sia è più prospera, ci sono più posti di lavoro, diciamo che è un po' la locomotiva economica dell'Italia, alcuni affermano che gli stipendi medi del nord Italia sono come quelli in Germania, cosa a mio parere, per mia esperienza, falsa. Anche in nord Italia gli stipendi medi sono inferiori rispetto a qualsiasi luogo della Germania. Chiaro, se voi in Italia eravate capo cantiere e in Germania siete lavapiatti, è chiaro che lavapiatti in Germania ha uno stipendio inferiore rispetto al capo cantiere in Italia. Ma non sono confronti giusti da fare, sono due mansioni completamente differenti. Se tu facevi al passato il capo cantiere in Italia, lo devi comparare con uno stipendio da capo cantiere in Germania, che di media si aggira tranquillamente intorno ai 3.000 euro netti al mese. Io per esempio, che ho esperienza come barista in Germania, posso tranquillamente affermare che gli stipendi medi di un barista in Germania sono il doppio, a volte il triplo, se comparati con quelli del bel paese. Nel bel paese un barista prenderà intorno a 6-7 euro l'ora senza mance, perché la cultura delle mance in Italia non è molto presente. Per carità, c'è il coperto, ma il coperto è una cifra irrisoria se comparato alle mance che ti prendi di media in Germania. Vi ricordo che in terra tedesca c'è il salario minimo, cosa inesistente in Italia. Il salario minimo, come già dissi in altri video, in Germania si aggira intorno ai 10 euro lorde l'ora. Uno stipendio basico all'ora di un barista si aggira intorno agli 11-12 euro l'ora lorde, più ci aggiungete le mance. E come vedete, tra i 7 euro lorde l'ora dell'Italia, di un barista per esempio, confrontato ai 12 euro lorde l'ora di un barista in Germania più le mance, vedrete che, se fate la matematica, gli stipendi medi di un barista in Germania sono il doppio e qualche volta il triplo rispetto a quelli in Italia. Dunque, quando si fanno i confronti, non mi potete confrontare due mansioni differenti. Se tu fai il lavapiatti in Italia, in Germania tu fai il lavapiatti e in Italia tu eri un capo cantiere e ti vieni a lamentare che in Germania si guadagna meno, non è più la Germania di 30 anni fa e stai lì a piangere, mi dispiace, ma purtroppo non è così che funziona il mondo. Tu devi confrontare uno stipendio medio di un lavapiatti in Germania con uno stipendio medio di un lavapiatti in Italia. Prendiamo anche la mansione di insegnante di scuola superiore, per esempio.
In Germania tranquillamente un insegnante di scuola superiore prende sui 3.000-3.500 euro lorde, no scusate, 3.000-3.500 euro nette al mese, mentre in Italia uno stipendio di un insegnante di superiori si aggira intorno ai 1.500 euro nette al mese e come vedete anche in questo caso lo stipendio di un insegnante di scuola media, di scuola superiore in Germania è il doppio rispetto ad un insegnante di scuola superiore in Italia. Per questo video è tutto, come al solito se ti è piaciuto dai un like, altrimenti dai un pollice all'ingiù, commenta qui sotto, fammi sapere la tua sul tema, cercherò di essere più attivo sul canale, iscrivetevi appunto al canale, attivate la campanella delle notifiche così da ricevere un bel allarme ogni volta che posto un episodio, un video. Ciao ragazzi!